e tac. Eccolo che arriva, puntuale come la catastrofe nelle vecchie tragedie. La mia parte è infame malinconia e qualche sciocco sospiro. Oh, queste strane eclissi che pronunciano strane dissonanze. Fa sol la mi. Shakespeare in un metro quadro. Si tratta di un seminario organizzato ad Arezzo dalla Libera Accademia per poter così vivere il teatro ai tempi del Covid. Il corso infatti si è svolto nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie anticontagio. Il distanziamento sociale per noi è una delle basi di lavoro, si chiama Prossemica e quindi lavoriamo sulla distanza sociale in relazione al rapporto che si ha con gli altri e l'altro, compreso il pubblico naturalmente. Quindi lavorare su questo è una delle basi fondamentali dell'azione teatrale e ci si comporta oggi in maniera più vincolante. Nella normalità, diciamo, ci si comporta così come il personaggio, i personaggi, il contesto, il momento storico ci impongono di fare a seconda dell'autore che affrontiamo. I partecipanti hanno così memorizzato prima del corso un breve testo su cui è stato poi incentrato l'intero ciclo delle 6 giornate. Abbiamo deciso di lavorare prendendo il testo di Relire alcune scene, però come diceva prima Andrea, il metro quadro ci può aiutare veramente, perché il lavoro dell'attore è anche il lavoro nell'azione di vicinanza col compagno e i compagni che sono in scena, però parte da un lavoro di precisione nell'intenzione, nello sguardo, nella gestione dello spazio. Quindi un metro quadro di distanza aiuta anzi a dare più forza al personaggio, alla scena. E quindi abbiamo scelto alcune scene e giorno dopo giorno lavoriamo su queste intenzioni, sulla voce, sul movimento, sullo spazio, e mettendo un mattoncino sopra l'altro, cercando di costruire in queste scene la forza che Shakespeare ci ha messo nella parola. Chi c'è? Chi c'è là? Avvolto in questo orribile tempo! Uno che come il tempo ha l'anima agitata!